Ecco, proseguiamo la nostra immersione spirituale nel Vangelo, in questa grande notizia che si lega strettamente alla persona di Gesù. Nel Vangelo di Marco è stato messo, nei primi tempi della cristianità, questo titolo: Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo figlio di Dio. Ecco, per indicare allo stesso tempo la storia che veniva narrata e la persona di Gesù che è al centro di questo mistero, di questa grande notizia. In pratica, la notizia qual è la grande notizia? È questa, che Gesù è il Cristo, il Messia promesso e mandato, ed è il figlio di Dio che ci può riportare a Dio, ci può rifare i figli di Dio. Ecco perché il Vangelo è importantissimo. Non è semplicemente una notizia delle cose da fare, diciamo, di una sana condotta, né, di conoscere le cose storiche, ma è qualcosa, è una proclamazione sorretta dalla potenza dello Spirito Santo su Gesù, affinché il mistero di Gesù entri a contatto con noi. Il Vangelo è una specie di ponte tra noi e Gesù. Ecco. E allora noi proseguiamo questo viaggio, che è anche un viaggio, direbbe Papa Francesco, segno dei tempi, nel senso che nell'atmosfera spirituale e culturale in cui noi siamo immersi, emerge una esigenza profonda di ritornare al Vangelo, o meglio, al cuore del Vangelo. Ecco, c'è un'esigenza di questo genere perché nella cultura in cui noi siamo immersi agiscono forze contrastanti. C'è soprattutto in Occidente una forza di scristianizzazione, cioè di spegnere la presenza e il nome di Gesù nel mondo, e che alla fine questa diventa una corrente di disumanizzazione. Certi gravissimi drammi della storia hanno un presupposto in questo, e poi andando avanti nel mistero della vita dopo la morte diventa una corrente di dannazione, cioè di disperazione finale dell'umanità. Quindi ci sono forze brutte in azione nel mondo, però non è solo questo, ci sono anche forze potenti di salvezza che il Signore mette proprio per aiutare i suoi figli in questa contingenza storica. E tra le forze di salvezza c'è questa spinta a tornare al cuore del Vangelo e a generare quindi un cristianesimo più autentico, rinnovato, centrato proprio sul rapporto personale con Gesù, sorretto dalla potenza dello Spirito Santo. Quindi questo ritorno al Vangelo proprio anche ha un significato grande per ciascuno di noi, ma anche per il momento storico in cui siamo chiamati a vivere. Ecco, mi piacerebbe che questi giorni nascesse in noi con sincerità e tenacia il proposito di San Paolo, che lui esprime nella prima lettera ai Corinzi 9:23. Dice così: tutto io faccio per il Vangelo, per averne parte con loro. Con loro si riferisce alla gente a cui lui lo annuncia. Diciamo una volta, prima io, poi voi. Tutto io faccio per il Vangelo, per averne parte con loro. Tutto il mio faccio per il Ecco, sarebbe bello che emergesse con verità questo proposito, che porta sia un riordinamento della vita, sia una concentrazione sul Vangelo, su Gesù, come grande buona notizia di speranza per il nostro cuore, per le nostre famiglie e per la società. Ecco, adesso vi benedico perché questa parola, non sia portata via dagli uccelli del cielo, cioè dalle occupazioni della giornata, come Gesù dice del seme caduto tra i sassi, ma possa, diciamo, rimanere nella vostra mente, nel vostro cuore e produrre frutti, ecco, che possa nascere
questa pianta di un nuovo amore al Vangelo, di una nuova comprensione del Vangelo. Il Signore sia con voi. Padre Santo, ti ringrazio perché ci dai questa parola e questo giorno. Innamoraci del Vangelo, fa che possiamo anche noi ripetere in verità, autenticamente, il grande proposito di San Paolo: tutto io faccio per il Vangelo. Aiutaci, Gesù, a vivere per te e per portare questa grande novità, questa grande notizia alle persone che amiamo e a questo mondo inquieto. Per questo benedico i tuoi figli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Aggiungiamo un Ave Maria per questa iniziativa in onore di San Giuseppe Moscati, di questo film che faremo domenica e lunedì, e anche perché il Signore ci apra nuove strade di evangelizzazione nel mondo dei mass media e dell'arte, e anche perché il Signore mandi nuovi santi medici nel mondo della sanità, grandi apostoli come San Camillo dell'Elis, come lo stesso Giuseppe Moscati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione di San Giuseppe Moscati, manda una moltitudine di medici santi. Per intercessione di San Giuseppe Moscati, manda una moltitudine di medici santi. E buona giornata. Grazie.